Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Jesús. Aleluya. Cantiamo il numero 2. Gloria a Dio. Il numero 2. Andiamo a cantare il numero 2. Gloria a Cristo. Grazie Gesù. Gloria a Dio, gloria a Dio. Gloria a Dio. Signore, ti adoriamo questa sera. Alleluia. Vogliamo benedirti dal profondo dell'anima nostra, sì, perché tu sei tutto per noi. Sì, Padre. Questo nome prezioso è un nome grande. Signore, nonostante tutto quello che accade, vicino o lontano, noi abbiamo un grande, potente Signore. E ancora questa sera, in un giorno di festa, siamo un bel gruppo per lodare il tuo nome, sì, benedirti, Signora, con alleluia, tutto il cuore. Grazie. Vogliamo innalzarti, vogliamo glorificarti. Oh Padre, Padre nostro, grazie, che sei nei cieli, grazie che hai mandato Gesù a morire per ciascuno di noi. Questa sera veramente vogliamo, in questa freschezza, ancora una volta, grazie, questo culto sia un ristoro per tutti noi. Grazie, oh
sia una benedizione, sia liberazioni, Signore. Vogliamo chiederti con tutto il cuore affinché la nostra vita possa gioire all'ombra delle tue ali e possiamo ringraziarti. Signore, ti preghiamo per i vicini lontani, per tutti quanti. Voglia tu benedire tutti quanti, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Dio, nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Grazie. Vogliamo cantare il numero 7. Tu hai dipinto i cieli ed hai fatto il mare. O mio Creatore, mi hai fatto come te. Cantico molto bello, numero 7 di armonia. Tu hai dipinto i cieli e hai fatto il mare, mio Creatore, come te. Aiutami a scoprire la ricchezza che c'è in te, il tuo amore e la tua fedeltà. A te, Signore, la mia preghiera va, solo io respiro e potrà. Alta la musica, il due. Un giorno chiederò, da sempre ti ho cercato, finalmente ti ho trovato, sempre ti amerò con tutto il cuore. A te, Signore, la mia preghiera va, solo il mio cuore esprime e potrà. La gloria a te, come un profumo è, adoro te chi tu sei. Glorioso il tuo nome. Grazie, Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Meraviglioso, alleluia. Grazie, Signore, grazie Gesù, grazie nostra vita, nostra anima. Un altro cantico, se avete un altro cantico. 25. Grazie. 25. Sì. Gesù, Gesù, Gesù. Amen. Amore. Gloria a Dio. Lorenzo, leggermente più alto il microfono. Gesù, 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 Gesù. Come prezioso per me, ti sento vicino, mio amore, non posso far meno di te. La mia vita ti offro, la mia vita, la fede, il mio cuore è pronto a servirti, Signore. Gesù, 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 nome prezioso per me. Santa.
Gloria a Dio. Grazie a Dios. Grazie. Chi vuole dire qualcosa? Ci vogliamo sentire liberi stasera per lodare il Signore? Ci avete un pensiero anche voi qui del coro, gli altri, qualcosa? Gloria al Signore, alleluia. Amen. Grazie. Alabanza che vive in me. Gloria a Dio, Padre. Grazie, Signore. Ringraziamo. Mi alma adora tua presenza, Padre. Grazie. Ringraziamo il Signore, coraggio. Grazie, io Padre. Incoraggio, prego. Gloria a Dios. Grazie a Dio. Abbiamo diversi credenti anziani. La sorella Maddalena, 93 anni. 94. Sì. Ha qualche problema fisico, ma è sempre gioiosa nel Signore. E noi preghiamo per lei, sorella Fernanda e tanti. Allora, coraggio, vediamo un po'. Giulio, qualcosa da. Oh, gloria al Signore. Gloria a Dio. Dai. Bueno. Voglio ringraziare il Signore ancora una volta perché Lui è buono e perché su misericordia è per sempre la nostra vita. E ogni giorno guardiamo che il Signore fa un miracolo nella vita nostra, gloria a Gesù. Amen. Perché possiamo dire umanamente che il simple hecho di Lui guardarnos tutto lo giorno e guardare nostra famiglia e mettere la sua grazia su di noi, già è una cosa grande per Amen. Noi, già quello è meraviglioso. Perciò ringrazio al Signore in questa notte, alleluia, gloria a Gesù. Grazie. Grazie. Gloria a Dio. Avete visto qualche parola di ringraziamento che serve a noi, ma serve anche a chi sta attorno a noi, Sì. Che siamo di incoraggiamento. Allora, qualche altro? Gloria a Gesù. La Margherita, pure tu sai qualcosa Dio da dire? Dio è buono. Sì, io ho qualcosa, sì. Devi ringraziarti tutti. E signora Margherita? No, io... Gioia. Vai, gioia, vai. Vuoi ringraziarti che questo mese, aprile, sono mesi belli per me, perché questo mese, Wilson, è dotto, devi essere 6 anni questo mese. Ringrazio Dio per questo mese. Quando nato fino adesso, Dio è grande, ha fatto molti lavori fino adesso. Amen. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Grazie. Amen. Signore, grazie. Amen. Vediamo Dio. Alleluia. Amen. Avete visto? Bendecimo il nome del Signore, Padre. Grazie. Te damos grazie in questa ora, Dio. Sì, sì. Padre, porque estamos escuchando las maravillas que tú haces en tu pueblo. Las maravillas que tú haces, Señor, con cada una de nuestras familias, con toda tu iglesia, con todo tu pueblo, Padre. Gracias te damos, Señor. Estamos más que agradecidos, Señor, de lo que tú haces, Señor, en cada uno de nosotros, porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio, Padre. Y te pedimos en esta hora, oh, en conjunto, unánime, en un mismo sentir, te decimos, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo no sea parte de nosotros ni un segundo, Señor, aleluya. Porque sin ti nada podemos hacer, sin ti nada somos, Señor, aleluya. Y estamos agradecidos, Padre de la gloria. Porque tú nos has creado, porque somos tu creación, porque somos tuyos, Señor, en cuerpo, alma y espíritu. Y así toda nuestra familia, como dice tu palabra, Padre amado, seremos salvos nosotros en nuestras casas, Señor. Así lo creemos. En el nombre de Jesús, declaramos unión familiar. Amén. Unión en tu pueblo.
Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia, gloria a Dio. Un altro bel cantico, fratelli e sorelle, cantiamo un altro cantico alla gloria di Dio. Gloria a Dio. Grazie Signore. Bendito eres. 157 che ci piace, abbiamo imparato, stiamo imparando. 157. Ed è molto bello questo cantico. 157. Grazie. Come ai tempi di Elia, il fuoco di Dio vedrà. E come ai giorni di Mosè, giustizia e pace vogliamo. Ma siamo in tempi di prova, di guerra, di fame e terrore. E siamo la voce che ancora grida, prepara la via del Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, in gloria splenderà, l'ordinanza, insieme giubilà, sul monte Sion Gesù ritornerà. Come il tuo servo Ezechiele, il soffio di Dio attendiamo, e come re Davide servo tuo, un tempio di lode innalziamo. Ed ora che c'è la raccolta, e i campi son grandi oramai, noi siamo tuoi servi ed ancorchi, siamo venite con il Signor. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, la gloria splenderà, tutti ringraziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion tornerà. Gesù è il nostro Signore, 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 Gesù è il nostro Signore. Gesù viene. Amen. Gloria a Dio. La buona notizia. Quando ero giovane la buona novella è uguale. La buona notizia è che Gesù viene. Amen. Gesù viene. Gloria a Dio. 154. Alzo le mani anche se non ho forze. Gloria a Dio. Natalia, amore. Gloria a Dio. Ora c'è forza, una forza importante che stiamo con. Alzo le mani, anche se non ho forze. Alleluia. Alzo le mani. Ho mille problemi, quando alzo le mani comincio a sentir un'ansia che mi fa cantare. Quando alzo le mani comincio a sentir possibile, tu
tutto questo è possibile quando alzo le mani. Ringraziamo la tua presenza, Signore, alleluia. Grazie, Signore, perché sei meraviglioso, meraviglioso, Gesù di Nazareno, alleluia. Oh, alleluia, mitad fuoco, mitad resplandor. Lodiamo la tua presenza in questa ora, Signore, alleluia. Innalziamo tu nome, Gesù. Innalziamo tu nome, Gesù, alleluia, alleluia. Meraviglioso, meraviglioso, alleluia. Tu sei santo, degno, degno questo Padre celeste, questo Padre meraviglioso, alleluia. Gloria, grazie Gesù, grazie, vi lodiamo. Vogliamo cantare il 163 prima di leggere qualcosa? Padre, Padre, ma quale Padre? Bello questo, quello umano. Quello umano, sorella Margherita, ci sono e non ci sono, io non ce l'ho più, anche magari altri, ma li vedremo in cielo, ma c'è un Padre che è vivente nei secoli dei secoli. Alleluia! Alleluia! Gloria a Dio! Dio non ha conosciuto la morte, Gesù suo figliuolo, ma è risorto. Ed ora la destra del Padre intercede per noi. 163. Alleluia. Grazie Gesù. Ah, non c'è. Non c'è questo. 163. Sì. Alla fine ce l'hai. Dopo il 162 c'è il 163. Basta scorrere un attimino, un po' di pazienza, e lo trovate. Dopo il 162 c'è il 163. Allora facciamo facile. Cantiamo il 162, allora vai. Grazie per la croce. Grazie per la croce. Grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio. Che grande amore. Dalle sue mani con amore soffrì per me, il suo sangue mi lavò.
grazie per il prezzo che hai pagato a posto mio, che grande amore, grazie amico, non inchiodare le sue mani, con amore soffrì per me, il suo sangue mi lavò, adesso so che Gesù mi perdonò. Degno è l'agnello, siede sopra il trono di gloria, Dio. Io ho bisogno di leggere con voi la parola del Signore, potete accomodarvi, vogliamo leggere, meditare, e io ho bisogno di voi che pregate insieme. Seconda Timoteo capitolo 3, un pochino più alto Enzo se è possibile, leggermente, è il 2, grazie. Grazie. Allora dice Paolo al capitolo 3 di Seconda Timoteo: tu Timoteo hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, ascoltate, quello che mi accadde ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate, di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate, e fin da fanciullo hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura, tutta la Bibbia, è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni buona cosa, opera buona. L'apostolo Paolo qui è il suo testamento. Gloria a Dio. Lui non lascia, se mi concedete, né denaro. Paolo non aveva nulla, era il carcerato di Cristo, non aveva beni materiali, ma aveva beni spirituali, e vuole lasciare a Timoteo una eredità e l'insegnamento. Tu invece, al verso 14,
persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato certezza. Alleluia. Quelle cose che noi abbiamo acquistato e sono la nostra certezza, fratelli e sorelle, nessuno ce le deve rubare. Gloria al Signore. Alleluia. Perché come abbiamo sentito anche domenica, fratello Giuseppe, oggi c'è tutto e di più che cerca di rubare la verità dell'Evangelo, della Bibbia. E l'apostolo Paolo, il carcerato, isolato, come abbiamo detto altre, mi piace ripetere magari alcuni concetti, è importante. Io ho combattuto, poi dice, il buon combattimento della fede, ho finito la corsa. Quale corsa? Quella spirituale. Ho osservata la fede, del rimanente mi è riservata la corona della giustizia. Gloria a Dio. L'apostolo Paolo riconosce che ha fatto la sua parte, ha fatto quello che ha potuto ed ora sta per andare con Gesù. Alleluia. E la sua espressione non è una espressione di disperazione. La gente quando non conosce il Signore e sa che deve morire è disperata. Sì. Oh, disperazione più completa. Il credente che conosce il Signore, fratelli e sorelle, lasciatemelo dire, vogliamo vivere ancora un altro po', ma se il Signore ci chiama non è una disperazione, è scritto, è una vittoria la morte dei credenti, perché ricevono la corona dal Signore in cielo. Qualcuno che ci segue dirà: questi sono strani. Leggete la Bibbia e ve ne accorgerete che non siamo strani, che diciamo la verità. Gloria a Dio, fratelli e sorelle. Prima di tutto la fede nel Signore. L'apostolo Paolo c'ha una tenerezza particolare per Timoteo, ma ce l'aveva per tutti. Un cristiano che non è tenero, amorevole, non è un buon cristiano. Un cristiano aggressivo, non so perché mi viene questo, ma nessuno di voi qua, grazie a Dio, ma un cristiano aggressivo c'ha qualche problema. Tenerezza di cuore. Tenerezza di cuore. Benignità, amore. E lui dice, l'apostolo Paolo non si innalza, ma dice: guarda anche alla mia testimonianza. E allora noi tante volte quando ci ricordiamo di fratelli e sorelle, sorella Margherita, anche tu avrai tanti fratelli che sono andati col Signore, hanno lasciato una bella testimonianza, è bello ricordarli perché sono un incoraggiamento per noi. Come loro hanno vinto, anche noi possiamo vincere. Gloria a Dio, fratelli e sorelle. Lui era stato anche in necessità. Sapete, questa è una cosa che può capitare, l'apostolo Paolo è capitato e capita. E scrive al capitolo 4, al verso 16, nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco. Fu accusato, fu processato, ma nessuno era con lui. Ma, dice, ma il fratello Tizio, il fratello Caio, la sorella, non c'erano perché probabilmente non potevano, ma il Signore è stato con me, gloria a Dio. Ma che bello, fratelli e sorelle. Ma il Signore mi ha fortificato. Signore, vogliamo dire stasera, Signore, fortifica la nostra vita per lo Spirito Santo, fortifica. E dice pure, il Signore mi ha liberato da tutte. Ultimamente, io sono d'accordo, vogliamo iniziare magari
prima possibile delle preghiere mirate per essere liberati. Gloria a Dio. Sì, fratello, ma perché? Che io ho qualche problema? Guardate, tutti noi, tutti ce l'abbiamo. In un modo o nell'altro c'è qualcosa. Abbiamo bisogno che il Signore spezzi ogni catena nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Sono catene a volte, per esperienza, invisibili. Tu non le vedi, però sei legato. Dei lacci che sono sottili, ascoltatemi, sottili, non vedi, ma ce l'hai. Allora dobbiamo dire: Signore, liberaci da tutte. Alleluia! Gloria a Dio! Ma tu persevera nelle cose che hai imparato. Gloria a Dio. Timoteo ha imparato, perché aveva anche la nonna, la mamma, per privilegio, credente, aveva imparato. Sì, sì. Ma qui, anche se ci sono alcuni che non hanno avuto forse una famiglia cristiana, però state imparando le cose di Dio, non me, non guardate a me. Sì. Della parola del Signore bisogna perseverare nella scrittura, nella verità. Quale verità? Dice qualcuno, eccolo lì. Come ti permetti? Io non mi permetto nulla. La verità della parola del Signore. Che bel verso che io tanti anni fa già mi colpì. Ebrei 10:23. Ascoltate questo verso. Riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza o fede anche, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Chi ce l'ha fatte le promesse a noi? Le persone fanno tante promesse, anche noi magari promettiamo e veniamo meno. Ma Dio non viene meno. Gloria a Dio. Le sue promesse sono sì e amen. Gloria a Dio. Persevera, dice. Dice l'apostolo Paolo a Timoteo, perché era un timido, aveva un carattere che anche lui un pochino vacillava. Non c'è niente. Però aveva anche lui, no? Momenti. E quest'uomo lo conforta, lo aiuta. Io ringrazio Dio per i tanti fratelli e sorelle che invece di criticare incoraggiano. Alleluia. Pregano. Alleluia. Se c'è un fratello o una sorella in difficoltà, invece di dire ti sta bene qualcosa, di pure questo te lo, forse perché non si dice. Preghiamo gli uni per gli altri, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. È importante. Gloria al Signore. Oh, la parola del Signore è perfetta. Stanno cambiando, lo sapete? Stanno cambiando la Bibbia, interpretando con questa famosa interpretazione. Io ho una mia interpretazione e mi faccio una mia dottrina. Qualcuno si fa pure delle chiese a loro modo. No, fratelli, non c'è da interpretare, c'è soltanto da ascoltare la voce dello Spirito Santo che ci insegna la parola di Dio. Quando un verso della scrittura, vi dico una cosa che è esperienza, quando ci sono dei versi che non comprendiamo subito, io vi incoraggio a dire: Signore, io questo verso non l'ho capito, mettiamoci in comunicazione, in preghiera col Signore, e lo Spirito Santo ce lo insegna. Perché gli insegnanti umani danno la loro interpretazione, ma quella dello Spirito Santo è sicura e certa. Allora vi faccio un esempio. Siamo alla scuola del Signore, ok? Qui c'ho degli insegnanti, e sono privilegiato. Io so per esperienza, già 50 anni fa, ascoltate, che i libri di testo
ogni anno, adesso non so sorella Riga se li cambiano, comunque non lo so, ma quando ero ragazzo sistematicamente da un anno all'altro quel libro non era più buono. E sapete che cosa succedeva? Perché lo devo dire, e lo devo dire, e lo devo dire. Il contenuto in realtà era quello, però cambiavano la copertina e tu dovevi ricomprare il libro. Non cambiava niente, ma solo la copertina. E tu ricompravi, e mi ricordo si spendevano soldi, non so oggi, ma credo che anche oggi succeda. Fratelli e sorelle, io voglio sfidarvi nel senso buono. Vi succede forse di dubitare che questa parola è stata cambiata e dobbiamo cambiarla? Gloria a Dio? Questa è rimasta tale quale da quanto è stata scritta, perché è stata ispirata dallo Spirito Santo, e gli scrittori sacri, no, hanno riportato ciò che lo Spirito diceva. E che cosa ti vuoi cambiare? Magari la mia è nera di copertina, può essere ci sono altri colori, ma la Bibbia è la Bibbia, non è mai cambiata, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. E noi siamo alla scuola del Signore. È importante, e stiamo imparando giorno per giorno. E poi al verso 16 arriva l'insegnamento forte. Ogni scrittura, a quelli dubbiosi, è ispirata da Dio, e poi dice, sopraggiunge Paolo, tutta la scrittura è ispirata da Dio, tutta! In un mondo che i valori vengono meno, non è che vogliamo essere sempre ripetitivi, cioè un giorno una cosa sembra giusta, il giorno dopo non è più giusta, fratello Enzo? Quante cose ne vediamo, no? Cambiano, non parliamo di politica perché noi non ne vogliamo parlare proprio, ma che confusione. Un giorno una cosa, un giorno l'altra, un giorno l'altra, un giorno l'altra. Signora di Dio. Con la scrittura non abbiamo problemi perché è certa, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. Gloria a Dio. La parola del Signore ispirata è il fondamento della nostra vita, della nostra condotta. E se leggete prima, al capitolo, o sappi questo che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Avete ricordate questi passi? Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli a genitori, ingrati, irreligiosi, eccetera eccetera. Ma non è quello che sta succedendo oggi, e la Bibbia l'aveva previsto più che mai, fratelli e sorelle. Ecco perché noi ci dobbiamo aggrappare alla parola del Signore. Giosuè, l'abbiamo sentito tante volte, ha avuto un grande incoraggiamento. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che è descritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. La prosperità che va in giro oggi non è il denaro, perché il denaro c'è, ce l'abbiamo, il Signore provvede. La vera prosperità è quella spirituale. Gloria a Dio. Non voglio polemizzare con chi parla di questo, ma noi vogliamo avere la prosperità della scrittura, dello Spirito Santo. Gloria a Dio. Alleluia. Perché la scrittura è utile a insegnare,
ecco perché siamo alla scuola del Signore, ci insegna, nella Bibbia c'è tutti i concetti spirituali, morali eppure fisici, per mantenere il nostro corpo con attenzione, il tempio dello Spirito Santo, di non guastarlo, quindi non bere tanto il vino, giusto un bicchiere, dice l'Apostolo Paolo, no? Per dire, dico il vino come altre cose, gli eccessi della vita che fanno male, poi la gente sta male perché si prende, mangia anche, concedetemi questo, mangia male, e mangiamo forse anche non male, e ci sono tanti problemi. Mangiare in modo adeguato, giusto, pure questo c'è scritto. Dice, fratello, ma che strano, che strano, al popolo di Israele il Signore gli dava la manna, che era tipo una cosa friabile, che la mattina trovavano sul terreno. Eppure quella era un cibo fondamentale per il deserto. È stato scoperto che era il cibo, perché con il caldo, tutto quanto, era il cibo che non dava problemi. Il resto avrebbe dato problemi. Quando hanno chiesto la carne, perché poi si sono stancati, no? Il popolo di Dio a volte si stanca. Dice, sempre questa manna. E il Signore provvide anche la carne. Va bene. Però non andava bene. Perché il Signore conosce quello di cui abbiamo bisogno, fratelli e sorelle. Quindi ci insegna le cose spirituali, ci riprende. Ah, e mo? Ai ai ai, la Bibbia ci riprende. Ma Signore Gesù, grazie quando tu ci riprendi, perché vuol dire che ci ami. La sua riprensione, una riprensione positiva. Abbiamo detto tante volte il Salmo 23, Davide dice, la tua verga mi distrugge? No, la tua verga mi consola. Ma è paradossale, adesso non voglio dire, è paradossale. Dice, la verga del Signore mi consola. Dice, il Signore mi riprende, però la sua riprensione mi edifica, mi fa capire le cose. Invece fra la gente ci sono bastonate, no? Offese, controffese, parole. No, il Signore non offende. Il Signore riprende, corregge con amore. Correggere. Correggere cosa? Attrizzare magari. Magari attrizzare una situazione che non va bene. E il Signore viene, ci parla e ci dice, guarda, questa cosa non è buona, falla in quest'altra maniera perché così va meglio. Il Signore è buono questo, no? Educare alla giustizia. La giustizia che non esiste più, ma la scrittura è giustizia. Ci educa al bene, alle cose sante, alle cose giuste, affinché l'uomo di Dio, la donna di Dio, attenzione, le sorelle non sono escluse dalla Bibbia, anzi sono importantissime, affinché l'uomo di Dio, la donna di Dio, aggiungo io, sia compiuto, appieno, fornito per ogni opera buona. Si parla in certi circoli cristiani di opere. Ok, bene, le opere. Però, fratelli e sorelle, se non c'è la parte spirituale e quelle opere non escono dal cuore, sono soltanto atti di bontà. Perché il Signore è vero che dava da mangiare, ha affamato le persone, però gli ha parlato dell'Evangelo. Gli ha parlato delle cose grandi di Dio.
È bello poter dare un pezzo di pane a un bisognoso, ma bisogna parlargli anche del Signore, gloria a Dio. Gloria a Dio. Oltre il pane quotidiano, ma pure parlare del pane divino. E questo allora va oltre le opere, che senza la fede non serve. È scritto, senza la fede. Quindi, fratelli e sorelle, noi siamo stati riscattati dal prezioso sangue di Gesù e siamo forniti, abbiamo l'equipaggiamento, abbiamo tutto. Dobbiamo soltanto afferrarlo per fede ogni cosa. Ci siete? Dobbiamo afferrare per fede in questi tempi. Ci dobbiamo, come ha detto fratello Giuseppe, risvegliare, iniziando da me, per carità, risvegliare alle cose del Signore. Gloria a Dio. Quindi siamo alla scuola del Signore, abbiamo il libro di testo che non cambia e non cambierà mai, gloria a Dio, ed abbiamo pure l'insegnante che è lo Spirito Santo. L'ho strillato perché magari arriva nel microfono a qualche orecchia che pensa che ci sono degli insegnanti, quello lì, quel fratello. Sì, gloria a Dio per i ministeri, noi ringraziamo Dio sempre, ma l'insegnante perfetto è lo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, continuiamo a studiarci, ad imparare, a prendere dalla parola di Dio giorno e notte, per essere poi promossi. Ma noi, che bello, quando si finisce un corso si riceve un attestato, io ce l'ho, qualcuno dirà tanti secoli fa, lo dico perché sono stato a scuola di scuola superiore e elettronica, perito elettronico si chiamava al tempo, perito, però non sono perito, sono vivo, ma quello è un pezzo di carta, non mi ricordo neanche dove sta. Fratelli e sorelle, la nostra promozione, la sapete qual è? È il cielo, gloria a Dio, promossi dal Signore, ben fatto, mio fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Queste sono le parole che Gesù dirà a ciascuno di noi se abbiamo fatto bene secondo la sua benignità e il suo amore. Ben fatto, entra nella gioia del tuo Signore, noi saremo promossi nella gloria e riceveremo anche noi la corona secondo quello che abbiamo fatto. Il Signore darà un premio a tutti, diceva mio padre, adesso lui l'ha avuta, sta in cielo, diceva sempre che il Signore appronta la mano, il premio per tutti. Alleluia. Perché l'apostolo Paolo, mi piace, dice non solo a me quella corona, ma per tutti quelli che hanno amato l'apparizione di Gesù Cristo, gloria a Dio. L'apostolo Paolo non era un egoista, cioè io mi prendo la mia corona, poi gli altri, no, per tutti, gloria a Dio, per tutti. Questa sera vogliamo ringraziare il Signore, fratelli e sorelle. Vi ringrazio che siete stati presenti, voglio il Signore benedirci con tutto il cuore, continuiamo a servire, ad amare il Signore. Alziamoci in piedi, gloria a Dio, grazie Signore, grazie Gesù, grazie. Grazie Padre, alleluia. Grazie Signore Gesù. Gloria a Dio. Grazie Signore. Gloria al tuo sonno. Toda la gloria e studia, Padre. Grazie. Grazie Signore. Grazie. Grazie Signore. Grazie. 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 Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Grazie. Chi vuole fare una preghiera per concludere, fratelli e sorelle, coraggio. Gloria a Dio, grazie. Grazie Signore Gesù, grazie. Ti adoriamo, ti adoriamo. Grazie. Grazie Signore, grazie.
Grazie. Grazie Signore, perché sei meraviglioso, alleluia. Grazie Spirito Santo per l'opportunità che ci hai dato, Signore, di essere qui e sentire la Tua parola, per questa benedizione, Spirito Santo. Aiutano, Signore, a far ogni giorno, come dice la Tua parola, Signore, in modo che ti agrademo, Spirito Amen. Santo, nel nome di Gesù. Amen. Portate via tutto quello che non è della Tua volontà in nostre vite. De manera, Signore, che noi menguemo e che crescas Tu in noi, Spirito Santo. De manera che crescas Tu, Signore. Tu puoi crescere in noi, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Che bendito Amen. Amen. Alleluia. Grazie. Grazie Gesù. Ci avete un bel canto grazie, per concludere? Sì, andate a casa. Gloria prima, a Dio. Con la benedizione del Signore. Ci avete un cantico? L'uomo di Galilea. L'uomo di Galilea, il numero. Vediamo. 156. Vogliamo cantare. Grazie. Vediamoci domenica poi, continuiamo a lodare il Signore. Mi spiace per qualche assente, ma il Signore vi benedica. Speriamo così. Gloria a Dio. Ok. Allora 156. Gloria. Esatto. L'uomo di Galilea sta passando qua. 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 Vieni che ti tocchi, vieni che ti tocchi, vieni che ti tocchi. Gesù ti guarirà, chiedili che ti tocchi, chiedili che ti tocchi, chiedili che ti tocchi e Gesù ti guarirà. L'uomo di Galilea sta passando qua. Grazie Signore stasera, ancora una volta. Grazie. Vogliamo benedirti. Accompagnaci alle nostre case e continua ad insegnarsi, Spirito Santo. Rimaniamo alla tua scuola divina, in mezzo a tanta confusione. Vogliamo sentire soltanto la tua voce, la voce che parla al nostro cuore per mezzo della scrittura e anche personalmente a volte lo fai. Grazie Signore, benedici tutti noi, quanti sono stati assenti e benedici i vicini lontani. E ti ringraziamo nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Grazie Signore.